qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del cancro, andiamo a vedere come sarà questo 2024 analizzando le 12 case astrologiche. Ribadisco sempre di studiare i contenuti delle mie playlist, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Perché i tarocchi leggono la direzione che stanno prendendo le tue credenze. Ovviamente non si può prevedere tutto l'anno, si possono prevedere le grandi linee su cui andiamo a lavorare. Va bene? Ok. Andiamo a vedere quindi per il cancro. Partiamo dalla prima casa, che è la casa dell'io interiore. Andiamo a vedere come starà, com'è l'energia nell'io interiore. Allora, prima casa per il cancro, casa dell'io interiore. Come sta l'energia nella prima casa? Regina di primavera. Qua abbiamo la regina di bastoni. Io ti vedo guerriera con tanto spirito di iniziativa, vedo il tuo io interiore che pullula di energia carismatica, ti vedo brillante, talentuosa, ti vedo con la voglia di fare tante cose e con una spinta propulsiva che ti arriva direttamente dalla tua forza vitale. Vedo un io interiore meraviglioso, quest'anno. Andiamo a vedere di cosa ci parla la regina di primavera, che è la regina di bastoni. Ti vedo molto credere in te stessa quest'anno, o in te stesso. Vediamo. L'appeso, il bagatto. Wow, le stelle! Wow, guarda, rispetto a tutte le situazioni che erano ferme, bloccate, l'appeso, io qua vedo che realizzi con il bagatto dei sogni importanti quest'anno, che hanno a che fare con la tua tenacia e con il tuo credere in te stessa. Carte più belle non potevano uscire, tre arcani maggiori sull'io interiore. Ok, andiamo a vedere adesso, bellissimo, sulla seconda casa, che è la casa dell'economia. Casa dell'economia per il pesci, vediamo casa dell'economia. Come va a stare l'energia nella casa dell'economia per il pesci? Regina d'autunno, guarda, io vedo che l'economia, ti vedo avere il tuo denaro tutto sotto controllo. Vedo che sarai anche molto, molto stabile a livello economico, vedo molta stabilità, sarai anche molto generosa nel dare a chi magari non ha, anche questo lo vedo. La regina d'autunno e la regina di denari, ti vedo a livello economico che tutto fluisce bene, che ci sono le risorse necessarie per fare tante cose. E ti vedo proprio tranquilla, ti vedo con la pazienza giusta, ti vedo proprio tranquilla a livello economico, quest'anno 2024. A me la casa del sé parlava già chiaro, Vediamo sull'economia cosa ci dicono, regina d'autunno, cavallo di denari, che è proprio l'economia, il giudizio, guadagni inaspettati, fante di bastoni. Ci saranno dei guadagni inaspettati o delle cose che stavi aspettando, dei guadagni che stavi aspettando, che ti faranno stare serena, tranquilla, delle entrate nuove che stavi, o che stavi aspettando, dei guadagni inaspettati che aprono la possibilità al nuovo. Meraviglioso. Ok. Andiamo a vedere adesso la terza casa, che è la casa dei viaggi corti, dello studio e degli interessi personali. Cancro. Viaggi corti, studio, interessi personali, casa numero 3. Due di primavera, io vedo che pianificherai dei viaggi corti. Ci sono dei viaggi corti, due di primavera e due di bastoni. Pianificazione di viaggi corti. Ti vedo entusiasta anche per quanto riguarda i tuoi interessi personali. Ti vedo piena di sogni, di entusiasmo, di iniziativa, quindi programmare anche viaggi corti rispetto ai tuoi interessi personali. Andiamo a vedere cosa ci parla il 2 di primavera. Vedo collaborazioni. Vediamo. Il mondo, vedi? Viaggi corti? Assolutamente sì. 5 di denari. Il 6 di coppe, viaggi corti anche per andare a trovare i figli. Viaggi corti per andare a trovare dei figli. Se all'inizio non si hanno le risorse necessarie per fare questi viaggi corti, arriveranno con il 6 di coppe. Va bene, perché qua l'economia va molto bene.
Viaggi corti anche legati non solo ai figli, ma anche viaggi corti per amore. Vedo. Sì. Per quanto riguarda gli interessi personali, mi sta parlando di tutto ciò che ti fa bene al cuore. Sarai entusiasta di programmare anche dei viaggi su ciò che ti fa bene al cuore, anche sugli interessi personali che hai. Gli interessi personali sono volcati su ciò che ti fa bene al cuore, su ciò che ti fa riscoprire la bambina interiore, ciò che ti fa giocare, ciò che ti fa essere entusiasta. Va bene? Ok, andiamo a vedere adesso quarta casa, che è la casa anche del cancro, la tua casa. Della famiglia, della casa, appunto, del luogo di residenza. Vediamo un po'. Famiglia e casa. Cancro, famiglia e casa, quarta casa. Asso di primavera. Qua c'è una nuova casa in arrivo, eh. O una nuova casa in arrivo, oppure farai nuovi arredamenti all'interno della casa, farai nuovi. E ti vedo con tanta energia vitale quest'anno, ce lo stanno dimostrando anche già dalle prime carte. Tanta energia vitale nell'ambito della quarta casa, che è la casa proprio del luogo di residenza. Io vedo anche degli spostamenti dei mobili, acquisto di nuovi mobili o un cambio di casa. Ok, vediamo ancora l'asso di primavera, che è l'asso di bastoni, quarta casa, due di denari, il fante di coppe. E il 6 dei denari. Guarda, in questo caso io ti dico che avrai anche l'appoggio da parte dei tuoi figli. In casa, se hai figli, io qua vedo ci sarà l'appoggio dei tuoi figli. Vedo una situazione molto equilibrata da un punto di vista di. Io credo che qua riceverai anche il denaro sufficiente per la nuova casa o per arredare casa. Sì. Vedo una situazione bellissima in casa. Otterrai anche l'appoggio, anche non solo dei figli, magari di cugini, di parenti. Vedo anche questo. Un lavorare comune, mi spiego? Ok, andiamo a vedere adesso la quinta casa, che è la casa dei figli, delle figlie, o per chi vuole diventare mamma, papà, la maternità, la paternità. Vediamo un po'. La quinta casa, o perché è già mamma, che è già papà, la quinta casa, casa dei figli e delle figlie, il carro. Vedo che c'è un avanzamento per quanto riguarda chi vuole diventare papà o mamma. C'è proprio un avanzamento in questo, ottime possibilità con il carro, assolutamente. Mi parlano anche di spostamenti che potranno fare i tuoi figli. Vediamo un po', questa è la carta del successo per quanto riguarda la maternità e la paternità. Quindi quinta casa, figli e figlie, cavallo di spade, due di coppe, l'imperatore. Per chi è in età di fare figli e figlie, qua vedo che c'è assolutamente la possibilità di, magari all'inizio ci sono un po' di tensioni, però io qua vedo assolutamente che c'è la possibilità di avanzare a livello di maternità o di paternità. C'è la possibilità di concepimento, va tutto bene, tutto fluisce. E sì. Invece per chi ha dei figli, io vedo che qua è possibile che voi riceviate le notizie che vostro figlio mette su famiglia, o vostra figlia, se in età. Questo è possibile anche. Sì. E invece per quanto riguarda proprio il senso di maternità o paternità, io vedo che qua c'è l'amore, anche famiglie riunite. Ok, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto in soldoni per la quinta casa. Andiamo a vedere per la sesta casa, che è la casa del lavoro e della salute, cancro. Lavoro e salute, cancro. Casa del lavoro e della salute. Re di primavera, ti vedo in splendida forma quest'anno. Regina di primavera, re di primavera, sono re e regina di bastoni.
Io vedo un'energia vitale, un'energia vitale molto forte in te quest'anno a livello di salute. Cioè, proprio scoppietterai di salute quest'anno. Ti vedo vogliosa di fare cose, quindi a livello di salute c'è molta energia. E a livello di lavoro qua c'è una persona, c'è un uomo che può sostenere i tuoi progressi lavorativi. Sì. E c'è un guadagno inaspettato anche, ce lo dicevano anche prima nel guadagno inaspettato. E mostrerai le tue doti da leader a livello lavorativo. E c'è una persona che ti sosterrà a livello lavorativo. Vediamo un po' di che si tratta. Re di primavera. Una persona appassionata in quello che fai. Asso i denari, vedi? C'è una nuova opportunità di lavoro importante, di un trasferimento magari anche, 6 di spade. E il 5 di spade, guarda, io ti dico una cosa, qua c'è una nuova opportunità lavorativa da parte di qualcuno, è possibile che ti ispira o ti appoggia, c'è un nuovo guadagno, guadagni inaspettati o anche un trasferimento, qualcosa che ti può portare a viaggiare in questo caso. Il 5 di spade mi dice, ci possono essere un po' di mal di testa per questo, ma non è una questione di mal di testa, di un troppo fare, va bene? Quindi rilassati un po' perché tutto sta andando a gonfie vele. Ok. Andrà a gonfie vele. Allora, andiamo a vedere adesso la casa dell'amore per il cancro. Settima casa. Casa dell'amore, settima casa per il cancro, settima casa. 6 di primavera, successo amoroso. Successo amoroso, 6 di bastoni. Stai per ricevere notizie magnifiche, scelte intelligenti portano buoni frutti, successo e riconoscimento pubblico. Guarda, in amore il 6 di bastoni mi parla di successo. Successo, andiamo a vedere di che si tratta questo successo. Successo amoroso per il cancro, vediamo. La ruota della fortuna, il fante di spade. E la regina di spade. Per chi aveva una persona che aveva un'altra persona, questa persona si toglie di mezzo per sempre. Se avevate una persona che aveva una relazione altro da voi, questa persona non c'è più. Cioè, questa persona si dedicherà a voi totalmente. Magari un divorzio, ok? Questo mi stanno dicendo chiaramente. Quindi se c'era una persona che intoppava, ok, successo amoroso in questo, se stavi manifestando una persona impegnata, per esempio. E successo da parte per te, successo nei tuoi confronti. Vedi, regina di denari, in questo caso sei tu una persona che si vuole impegnare, riprendere la fiducia con te. Fatto sta che se invece qua io vedo comunque c'è un successo dalla tua parte, c'è una persona che vuole conquistarti e tu non gliela farai proprio facile. C'è una persona che vuole proprio conquistarti, conquistarti, magari una persona che sta a distanza, tu non gliela farai proprio facile, diciamo. Però questa persona ti conquista. 6 di bastoni. Ok. Andiamo, perché ti vedo piena del tuo potere, no? Dedica anche alle tue attività lavorative che vanno benissimo. Ok. Andiamo a vedere adesso l'ottava casa, che è la casa della morte, del sesso, della sessualità, dell'esoterico, dell'oltre. Ottava casa per il cancro, ottava casa per il cancro. La luna, qua ci sei tu. La luna mi parla di potenti intuizioni riguardanti l'aldilà, potenti intuizioni riguardanti la morte, l'aldilà. E ti vedo piena nel tuo elemento, pieno nel tuo elemento della luna, potenti illuminazioni, lascia andare le preoccupazioni e la paura, comprensione di una situazione. Per quanto riguarda l'ottava casa, ti vedo piena nel tuo elemento, potenti intuizioni riguardanti la morte, l'aldilà. Sì, probabilmente ci possono essere un po' di paure legate alla sperimentazione sessuale, alla sessualità, un po' di cose nascoste. Andiamo a vedere un po' di subconscio, vediamo un po' di cosa ci parla l'ottava casa. La giustizia, l'imperatrice. Wow, il 3 di coppe. Guarda, tu supererai le tue paure legate alla sessualità laddove ce ne fossero. Ti dico già questo, supererai egregiamente le tue paure perché sei piena del tuo potere quest'anno. Il tuo potere la vince, il tuo potere personale. Il 3 di coppe mi parla di
di una grande gioia per le intuizioni che avrai riguardanti sia l'argomento oltre, l'aldilà, la morte, l'esoterico, sia per quanto riguarda la sfera sessuale. Sarai molto fiera di te stessa o di te stesso. Bellissimo, ok. Andiamo a vedere adesso per quanto riguarda la nona casa, che è la casa della fede, delle credenze e dei viaggi lunghi. Viaggi lunghi. Viaggi lunghi. Nona casa, fede, credenze, viaggi lunghi, nona casa. 8 d'autunno, farai viaggi lunghi legati al lavoro. Ma anche qua abbiamo visto viaggi corti, no, i viaggi corti erano soprattutto per quanto riguarda anche l'amore e i figli anche, ti avevo detto, no, i viaggi corti. Io credo che qua farai viaggi lunghi riguardo l'otto di Danone e l'otto di denari. Ti vedo molto impegnata a fare viaggi lunghi di lavoro. Lo vedevamo da qualche parte? Sì, il 6 di spade nel lavoro c'era. L'otto di denari in questa casa rispetto alla fede, alle credenze, tu avrai molta fede rispetto a ciò che stai facendo, su cui ti stai adoperando. L'otto d'autunno è anche legato alla magia artigiana, agli studi, stage, seminari, maestria artigiana, no? Progetti a lungo termine. Crederai molto in ciò che stai facendo a livello pratico. Avrai molta fede in quello che stai facendo e questo ti ripagherà perché credi in te stessa qui, credi in te stesso. Quindi viaggi legati a questo al lavoro lunghi, vediamo cosa dice l'otto d'autunno, l'otto di denari. 3 di denari, sì. 5 di coppe. Il 3 di bastoni, assolutamente viaggi che lunghi che apriranno il cammino per qualcosa di nuovo. Magari c'è un po' di 5 di coppe, abbassamento d'animo, magari perché stai lavorando tanto, ma si aprono nuove prospettive per qualcosa di nuovo, di viaggi lunghi legati al lavoro. Crederai molto in te stessa. Quindi rispetto alla fede, questa carta mi sta dicendo che crederai molto a ciò che farai, perché vedrai i risultati di ciò che fai. Sì. Ok, andiamo a vedere adesso la decima casa, che è la casa dell'esito, del successo. Vediamo la casa del successo cosa ci dice. Decima casa per il cancro. Decima casa, cancro, la casa dell'esito. La giustizia, il successo è a tuo favore per tutto ciò che riguarda cause legali, questioni burocratiche, matrimonio anche, successo se volevi sposarti, non lo so. O con qualcuno, o qualcuno si doveva separare, è a tuo favore, o tu ti dovevi separare, è a tuo favore. La giustizia come carta dell'esito mi parla che la giustizia è a tuo favore nelle questioni legate a tutto ciò che era che può essere l'amore, il lavoro, le questioni burocratiche, soprattutto a tuo favore. Va bene, anche firma di contratti, lavori nuovi. Se qua non c'è lavoro, io vedo assolutamente un lavoro nuovo da parte di una persona che ti entusiasma, non l'ho detto prima, mi sto ricordando adesso. Contratti a lungo termine. Vediamo questa giustizia di cosa ci parla. Cancro, il sole, 5 di bastoni e il cavallo di bastoni. Per tutto ciò che riguarda le questioni dove ci possono essere controversie, vinci tu. Quindi la casa dell'esito è proprio la giustizia interviene a tuo favore. Vedo tanta felicità per questioni di controversie che girano a tuo favore. Una carta sul 5 di bastoni. Il diavolo, assolutamente. Qua ricevi giustizia in quelle questioni dove ci possono essere delle persone che ti hanno messo anche i bastoni tra le ruote a livello burocratico, legale. Ricevi giustizia, la carta dell'esito e della giustizia per te. Vedo molta felicità in questo senso. Sì, a tuo favore. Ok. Vediamo un po' adesso l'undicesima casa, che è la casa delle amicizie. Undicesima casa, casa delle amicizie. 10 di primavera, il 10 di bastoni. Mi dice che a livello di amicizia c'è un po' di pesantezza con qualcuno, ti renderai conto che magari ti stai sobbarcando i carichi di qualcun altro,
un po' di pesantezza in questo senso a livello di amicizia. Fatemela chiarire. 10 di primavera, asso di spade, la papessa, il re di coppe. Allora, io ti dico una cosa, nella misura in cui ti sei presa i carichi a livello di amicizia di tue amiche o di tuoi amici, ti prendi carico a livello di responsabilità, tu queste responsabilità te le togli davanti. Cioè, nel senso, è come se ti facessi carico delle problematiche degli altri, siccome magari sono amici stretti, eccetera. Ok, farei chiarezza. Farai chiarezza dicendo, ok, fino a qua siamo arrivati, però non posso prendermi in carico le tue responsabilità. Cioè, ciò che devi fare è tuo, io posso suggerire, come suggerisce il re di coppe, ma non mi posso prendere in carico i tuoi problemi. È chiaro? Cioè, farei chiarezza con le persone in questa veste qui, cioè aiuterai gli altri certamente con le tue parole, asso di spade, la papessa che ha a che fare col cancro e con il pesce. Il re di coppe sei proprio tu, cioè è come se avessi tanta pazienza con le persone fino a un certo punto. Cioè, consigli gli altri, ma fino a un certo punto. Questa è proprio la sfera delle amicizie. Sì, perché ti accorgerai che molte persone ti hanno delegato i loro pesi, no, emozionali, però tu parlando te li togli questi pesi emozionali, ok? Come se avessero fatto affidamento su di te per risolvere delle cose, ma tu metti un attimo un limite, ok? Wow! Andiamo a vedere adesso la ultima e dodicesima casa, che è la casa del karma, dell'occulto e di quello che non vedi, che non sai, la sorpresa, quello che ti può arrivare nel male o nel bene, no? Andiamo a vedere un po' qual è, che cos'è. Dodicesima casa per il cancro, casa dell'occulto, del karma, quello che non ti vedi arrivare. Nove d'inverno, ci sono un po' di ansie, un po' di preoccupazioni rispetto a qualcosa in questa dodicesima casa. Un po' di paure legate a qualcosa che non sai. Vediamo un po' di che si tratta. 9 di spade. Sei di bastoni. Re di bastoni. E il fante di denari. Guarda, io ti dico una cosa. Le paure che hai rispetto a un uomo, perché qua mi esce un uomo, sono infondate. O le paure che avrai rispetto a un uomo sono paure infondate. E questo che non sai, perché quest'uomo all'improvviso arriverà a chiederti un incontro o proprio per qualcosa di stabile, qualcosa di concreto. Questo è quello che non sai, che può avere un po' di. Se parliamo d'amore, per esempio, qua abbiamo visto che è possibile che ci sia una persona impegnata, no? E c'era un'altra che è in mezzo. Ok, quindi le paure sono legate magari al fatto, mamma, che succede, eccetera. Se questo è il tuo caso, ti dico, la casa del karma ti dice che sono paure infondate perché si sblocca la situazione rispetto a un uomo. Può essere anche una donna, qua mi esce un uomo, rispetto all'amore può essere anche una donna, ovviamente. Guarda, io ti dico anche una cosa, a livello lavorativo, queste carte mi stanno dicendo che se tu vuoi conseguire un successo, non sai se una persona, fidarti di una persona o meno che ti supporta a livello lavorativo, una persona che fa parte del, qua di nuovo il re di bastoni è uscito, no? Se hai delle paure rispetto a questa persona che ti ha proposto qualcosa a livello lavorativo, sono paure infondate, perché c'è successo in ambito lavorativo grazie a questa persona. Fatto sta che qua le paure che hai rispetto a una persona sono infondate, perché questa persona la vedrai con sforzo e impegno a proporti qualcosa di concreto, ok? Ok. Andiamo a vedere adesso, per ultimo, quale penultimo, qual è l'archetipo che andiamo a integrare quest'anno a grandi linee. Qual è l'archetipo che andiamo a integrare quest'anno per grandi linee? La compagniera. La compagna, andiamo a integrare l'archetipo della lealtà, della tenacia e dell'assenza di egoismo. Quindi io qua vedo che l'archetipo che va a integrare ha a che fare con la tua lealtà, perché qua io ti vedo molto leale, onesta, disciplinata, andando incontro ai tuoi obiettivi e la tenacia andrà a integrare vedendone i risultati. Bellissimo.
Andiamo a vedere quale porta si apre per il cancro. La porta del sole. Questo ha a che fare con il sole. Una felicità si apre per te, ragazze, per voi e ragazzi. Questo ha a che fare sia con l'imperatore che con il sole, ha a che fare con il fatto che tu ti sentirai che finalmente la tua vita è in ordine, che la tua vita prosegue nella felicità, nel tuo essere veramente chi sei. Molta solidarietà femminile e anche principio maschile integrato in te. Cioè tu fai azioni ispirate dalla solidarietà femminile, dal principio femminile. E questo comporta anche un esempio per le persone che hai intorno di integrazione delle polarità. Bellissimo, complimenti alle mie ragazze e ai miei ragazzi del cancro. Detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, augurandovi il meglio possibile, inimmaginabile. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica.